Buonasera a tutti. Riunione particolarmente calorosa di questo Consiglio Comunale. Possiamo dare inizio, a, come al solito, con l'inno nazionale. Iniziamo con l'appello, come sempre. Allora, presidente, vicepresidente, sindaco, all'Asia Claudio è assente. Angiù, Andrugio, Stigiano, Borghese, Maria, Indena, Ferrero, Genna, Luigi, Marengo, Milazzo, Panero, Somalia e Tripodi. Io devo scusare l'assenza perché è in ferie dell'assessore Cravero e gli assessori Borrelli e Messa, che per motivi di lavoro ci raggiungeranno a breve. Nomino scrutatori i consiglieri Cornaglia, Isu e Tripodi, se accettano. Grazie. Grazie mille. La parola al sindaco per alcune comunicazioni. Alcune comunicazioni di tipo di lutto in questo mese, poco più che manca dalla precedente riunione. È scomparso, c'è stato il funerale questa mattina, il signor Pacotto Francesco, che ha svolto una funzione importante nella formazione del quartiere oltre ferrovia, oltre a tante altre cose, ma istituzionalmente lo ricordo come interlocutore dell'amministrazione insieme a Cesare Agnelli e ad altri in questa specifica. Ci sono state poi una serie di lutti, di persone alle quali abbiamo partecipato perché rappresentano rispetto alla città, nel mondo del volontariato, eccetera, un ruolo particolare, da Aldo Massimino al dottor Bigogno, il farmacista. Abbiamo fatto pervenire oggi le condoglianze alla presidente della Commissione Tutela Paesaggio, all'architetto Boglietti, per la scomparsa del papà. Alcune notizie di carattere generale. Intanto una notizia positiva: da lunedì scorso nei locali che erano stati previsti, che erano stati destinati a questa
a questa specifica, l'ARPA, Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha aperto i suoi uffici. Voi sapete che è stata una delle battaglie importanti per fare in modo che a livello decentrato non venissero concentrati a livello cuneese i servizi dell'ARPA, e per quanto ci riguarda si tratta di una notizia molto importante, perché noi abbiamo continui contatti con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, e quindi siamo molto contenti che sia andato in porto la fine dei lavori di intervento che hanno fatto sui locali e la loro sistemazione. Alcune notizie poi positive: dalla Compagnia San Paolo sono arrivati 15.000 euro di un bando a cui abbiamo partecipato per contrastare la dispersione scolastica, 36.000 dalla Cassa del Risparmio di Cuneo per la sostituzione dei serramenti nella scuola di infanzia Montecatini. Si tratta di un cofinanziamento e quindi di un intervento a cui il Comune dovrà integrare, ma siamo contenti in ogni caso di aver partecipato e di aver vinto. A seguito di partecipazione a bando regionale siamo entrati in graduatoria con un contributo di 500.000 euro per la riqualificazione di via Principi e via Vittorio, riqualificazione di tipo commerciale, cioè uno degli elementi cardine che sta intorno alle riqualificazioni dei centri storici affinché diventino sempre di più dei centri commerciali naturali. E ancora con la partecipazione ad un bando dello sport ci sono stati assegnati 15.000 euro per l'ospitalità nelle fasi di allenamento dei mondiali di ciclismo. Direi che è un elemento sicuramente positivo quello di aver ricevuto queste comunicazioni. Il grosso plauso va ai nostri uffici che sono in grado di partecipare e di presentare dei progetti che diventano credibili dal punto di vista della finanziabilità, e questo è un elemento che ci inorgoglisce molto. Grazie signor Sindaco. Le comunicazioni, io aggiungo ancora un ricordo di un'altra persona, nostra concittadina, che è mancata qualche settimana fa, Giuseppe Boglione, più conosciuto in città come Pino Boglione, presidente onorario della Pia Società Calzolai Santi Crispino e Crispiniano, figura anche importante per la sua passione per la musica lirica e anche per la sua capacità di raccontare la storia di quel settore importante che è stata la calzatura braidese. È stato insieme a Emanuele Forzinetti autore di due pubblicazioni, Passi Moderni una e Camminando per Bra l'altra, dove insieme appunto al professor Forzinetti aveva preso in esame la storia dei calzolai, dei calzaturifici e delle calzature, no, della nostra città. Quindi lo ricordiamo anche come fondatore a Bra dell'associazione Don Primo Mazzolari, che poi ultimamente si è via via, come dire, andata perdendo. Lui era un po' l'anima, il motore di questa associazione che negli anni 80, 70, 80, primi anni 90 aveva contribuito molto anche al dibattito culturale della nostra città. Quindi le condoglianze alla famiglia anche per questa perdita. Prego consigliere Somaglia. Grazie Presidente, brevemente mi unisco ovviamente alle parole del Sindaco per il cordoglio a tutte le vittime, in particolare per il signor Francesco Pacotto, le condoglianze alla propria famiglia. Io ebbi modo di conoscerlo quando era veramente molto attivo nel comitato di quartiere, 20 anni fa, quando feci l'assessore con delega ai quartieri, ma in particolare al nipote Dario, che ha condiviso con me l'ultima campagna elettorale, era candidato in una delle mie liste, giovanissimo, e ha intrapreso così la propria prima esperienza di carattere di vicinanza all'amministrazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere.
Se non ci sono altri interventi, possiamo passare allora al punto 2 dell'ordine del giorno, le interrogazioni. La prima interrogazione a firma dei consiglieri Somalia, Elena e Marengo, riguardante l'installazione di una nuova antenna per telefonia mobile sopra un fabbricato di corso 4 novembre e più in generale su quella che potrebbe essere il rispetto dei parametri di legge per questi tipi di apparecchiature. Quindi prego uno dei proponenti di illustrare l'interrogazione. Consigliere Marengo, prego. Grazie Presidente, sì, appunto con i colleghi Elena e Somalia siamo stati interpellati da numerosi cittadini del quartiere che nei mesi scorsi, se non ricordo male a fine aprile, hanno depositato una raccolta firme, le ho contate, sono circa 150. Appunto siamo venuti a conoscenza che il 28 aprile del 2015 è stata presentata questa raccolta firme in merito all'installazione di una nuova antenna per telefonia mobile sopra un fabbricato di corso 4 novembre. Peraltro già sede di altri apparati similari riconducibili ad altri gestori della telefonia. Che tale raccolta firme è volta a richiedere, e a noi uniamo la nostra richiesta, se con questa nuova installazione i valori di soglia dei livelli delle onde elettromagnetiche fossero rispettati e che nelle vicinanze, lato della ferrovia verso via Vittorio Veneto e via Vittone, si sono riscontrate diverse anomalie inerenti al malfunzionamento delle aperture di cancelli automatici sul funzionamento e degli impianti antifurto e altri problemi di natura elettrica. Pertanto chiediamo quali misure il Comune abbia adottato per verificare che siano stati rispettati i parametri di legge sull'inquinamento elettromagnetico nel caso specifico ed in generale. Se le centraline fisse e mobili in dotazione al Comune per la misurazione di questi parametri, sappiamo che il Comune aveva due centraline mobili ed due fisse e una mobile, per la misurazione di questi parametri sono ancora regolarmente funzionanti, visto che appunto da informazioni assunte sul nostro territorio comunale esistono circa 120 impianti per la telefonia mobile, tra antenne e ripetitori, dati che ci ha fornito l'ufficio ambiente. E se per il caso specifico, cioè corso 4 novembre, il Comune ha rilasciato l'autorizzazione con relativi pareri agli enti preposti. Aggiungiamo inoltre come richiesta se l'amministrazione sia a conoscenza di una nuova richiesta per il potenziamento dell'antenna già presente e posizionata in zona Balau e in caso affermativo di essere informati sull'iter della pratica e delle richieste specifiche. Grazie. Grazie, risponde il Sindaco. In assenza della collega che si occupa di ambiente, riporto la risposta che ci ha predisposto il tecnico, ci hanno predisposto i tecnici e che puntualizza in maniera molto precisa le varie questioni che gli interroganti pongono. Fin dal giugno 2006 il Comune di Bra dispone di un regolamento comunale per la localizzazione delle antenne di telefonia. Il documento è conforme a una delibera della Giunta regionale del 2005 e, dipendendo da essa, consente una particolare tutela limitatamente ad alcune aree come quelle soggette a vincoli di natura paesaggistica. Il nostro piano regolatore fornisce poi un'attenzione ulteriore alle aree collinari classificate con sigla EVPR, per le quali è sempre obbligatorio il parere della Commissione Locale Paesaggio. Per quanto concerne le aree residenziali in genere, come quella di Corso 4 Novembre, conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale, ricordo a tutti che il decreto Gasparri tolse totalmente ai comuni la possibilità di poter dire la propria sulle questioni relative a questa problematica. E l'unico vincolo a cui i gestori devono sottostare è legato ai valori di emissione di campo elettromagnetico. La norma nazionale stabilisce un valore di attenzione di 6 volt metro come media nelle 24 ore. Nel momento in cui il gestore presenta l'istanza, gli uffici comunali provvedono a chiedere al Dipartimento di Ivrea dell'ARPA Piemonte un parere tecnico
e questa valutazione viene rilasciata a seguito di un calcolo che si basa sulle caratteristiche tecniche dell'impianto di cui si propone l'installazione. Per quanto riguarda il nuovo impianto Telecom di corso 4 novembre, il Comune ha seguito in tutti i normali passi procedurali, richiedendo al Dipartimento ARPA di Ivrea il parere tecnico di competenza. È bene sottolineare che la legislazione nazionale dispone di enormi semplificazioni per la collocazione di questo tipo di impianti, semplificazioni che si traducono in uno scarsissimo margine di manovra da parte dei comuni, ovvero i gestori possono procedere all'installazione per silenzio assenso passati 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il parere tecnico di ARPA Piemonte, stando alla norma nazionale, dovrebbe venire espresso entro 30 giorni dalla ricezione, mentre tipicamente i tempi con cui l'ente risponde sono nell'ordine di 3-4 mesi. Nel caso in questione, dopo la richiesta formulata in data 17/11/2014, ARPA ha prodotto un parere tecnico contrario, ma solo in data 19/3/2015 e dopo sollecitazioni da parte dell'Ufficio Ambiente Comunale. A fronte di questo parere negativo, è stata immediatamente inviata al gestore, nella stessa data 19/3, una diffida rispetto alla quale la ditta ha risposto evidenziando che in base alla norma nazionale aveva pieno titolo a procedere con la costruzione dell'impianto, ma d'altra parte si impegnava, per così dire, per buon cuore, a non attivarlo fino all'espressione di un parere di ARPA favorevole. A seguito di tutte queste valutazioni, accertata la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi regionali 19 del 2004 e della delibera della giunta regionale del 5 settembre 2005, ARPA Piemonte ha comunque rilasciato in data 27 luglio 2015 il parere favorevole all'installazione dell'IEI. Avevo una risposta fatta in un modo, me l'hanno modificata questa mattina, perché ieri è arrivato questo parere favorevole all'impianto di telefonia con comunicazione numero 25.871, che volendo vi allego, e sono tutti i dati tecnici. A seguito delle segnalazioni dei numerosi cittadini residenti nelle vicinanze, segnalazioni che, così come hanno interessato i consiglieri, hanno interessato la sottoscritta e altre persone, riferite ai timori di ordine igienico-sanitario per la concentrazione di più antenne nello stesso sito, ma anche a malfunzionamento di cancelli automatici e telecomandi di auto causati da probabili interferenze, ci siamo subito attivati chiedendo un intervento di rilevamento ad ARPA per quanto riguarda l'intensità di emissione e all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni in merito ai problemi di interferenza. I tecnici dei dipartimenti di Cuneo e di Ivrea di ARPA si sono recati sul posto in data 27 maggio e hanno provveduto ad effettuare i rilievi dell'area tra via Vittorio Veneto e corso 4 novembre. Nel corso della verifica il valore massimo registrato è stato di 1,6 volt metro contro un limite di legge di 6 volt metro presso un balcone dell'ultimo piano di via Vittorio Veneto. Una centralina è stata lasciata da allora in questo sito in modo da poter rilevare l'andamento su di un intervallo di tempo più lungo e garantire che non ci siano violazioni nel limite di legge. In via informale i tecnici di ARPA ci hanno comunicato nei giorni scorsi che i valori rilevati risultano sempre compresi tra 1,3 e 1,8 volt, quindi ampiamente al di sotto dei limiti di legge. A breve ci forniranno una relazione tecnica che sarà nostra cura rendere nota a tutti i cittadini che hanno legittimamente espresso i loro timori, oltre che a mandarli per conoscenza ai consiglieri.
Per quanto riguarda i problemi di interferenza, non c'è stata la minima collaborazione da parte dell'Ispettorato territoriale, il quale ci ha anzi fornito una risposta dove invitava a cambiare le frequenze di tutti i dispositivi degli abitanti della zona e disponeva l'archiviazione della pratica. Ci sono venuti tuttavia in aiuto i tecnici di ARPA, i quali, andando anche oltre le loro specifiche competenze, hanno identificato la frequenza che provocava interferenza e l'hanno attribuita al malfunzionamento di un impianto di antifurto di un privato. Il proprietario è stato avvisato e, dopo aver provveduto alla riparazione del guasto, ci risulta che il problema sia stato risolto. Per quanto riguarda il monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale, fino a tutto il 2014 sono rimaste attive 3 stazioni che rilevavano ogni 10 secondi, 24 ore su 24, i valori di campo elettrico e magnetico, di cui allo stadio Madonna Fiori, una seconda presso le scuole elementari Montalcini, via Vittorio, una terza mobile. Per il 2014 il costo del servizio è stato di 7.222 euro, IVA inclusa. La centralina mobile ha iniziato a dare segni di malfunzionamento verso la fine dell'anno e il fornitore ha rilevato che il guasto non era rimediabile se non sostituendo la stazione stessa. La strumentazione risale ormai a 9-10 anni fa e man mano che si guasta si ha difficoltà anche a reperire i componenti per la riparazione. Pertanto sarebbe necessaria una sostituzione delle centraline con oneri non indifferenti. Attualmente queste centraline non sono attive, ma sul monitoraggio di qualità dell'aria, ma ci stiamo confrontando con il Dipartimento di Cuneo di ARPA sulla possibilità di integrare la convenzione sul monitoraggio della qualità dell'aria con aspetti legati al monitoraggio dei campi elettromagnetici, proprio come compensazione della disponibilità di locali che abbiamo dato ad ARPA, in modo che possa essere direttamente l'ente preposto ai controlli ad operare, come peraltro sta già facendo adesso in via Vittorio Veneto. Infatti in passato la rilevazione di anomalie tramite la rete di monitoraggio cittadina comportava comunque la necessità di interpellare ARPA Piemonte per una rilevazione ufficiale, nel senso che non era sufficiente, una volta fatta la nostra rilevazione era necessario ricorrere ad ARPA per avere la convalida del valore. Infine, la pratica dell'impianto di telefonia in località Balau è attualmente in corso. L'istanza del gestore di telefonia Vodafone riguarda la sostituzione del palo preesistente con un nuovo con caratteristiche strutturali superiori, in modo da poter ospitare anche il gestore Telecom. Sul palo in progetto è prevista la predisposizione di un terzo gestore, verosimilmente Wind, in quanto sul finire dell'anno scorso era stato espresso dalla Commissione Paesaggio parere sfavorevole alla proposta di installazione di un secondo traliccio parallelo a quello già esistente. Sempre su questa istanza sono state richieste integrazioni da parte della Commissione Paesaggio, trattandosi di un intervento in area UPR, in modo da poter esaminare meglio l'inserimento di questa struttura nel contesto collinare. Come si può vedere, si tratta di una tematica estremamente complessa rispetto a una normativa nazionale che ci è totalmente sfavorevole, e sottolineiamo la nostra totale attenzione e disponibilità rispetto alle richieste e alle preoccupazioni dei cittadini con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Grazie signor Sindaco, essendo un argomento così tecnico e stando in tema non ho voluto fare interferenza con la sua risposta, ma è durata ben oltre 5 minuti, però no, ma capisco, perché sono dati molto tecnici, quindi grazie di questa risposta. Prego ancora uno dei proponenti con la replica, grazie. Sì, grazie Presidente. Ringraziamo ovviamente il Sindaco per la risposta. Restiamo scettici per quanto riguarda la dotazione comunale di centraline. Crediamo che a questo punto sarebbe necessario prendere seriamente in considerazione la sostituzione delle vecchie centraline, sia quella mobile sia quelle fisse,
affrontare una spesa che comunque sarebbe del tutto giustificata, anche perché da quanto ci è stato riferito dall'ufficio tecnico da noi interpellato, sembra che in corso 4 novembre, dove c'era appunto quest'antenna oggetto di discussione, con due antenne sostanzialmente di due gestori privati, il monitoraggio dava 1,8 sostanzialmente in media giornalmente. Con l'installazione della terza antenna inspiegabilmente si è scesi a 1,6, e quindi nessuno di noi è un ingegnere, nessuno è un tecnico e nessuno è un fisico, però probabilmente ci sono delle anomalie che devono essere approfondite. Quindi il nostro invito, su questo chiederemo sempre l'attenzione dell'amministrazione e monitoreremo le risposte, il nostro invito appunto è quello di dotare il Comune anche di strumenti propri, indipendenti dalla gestione ARPA, per la misurazione delle emissioni, in maniera tale da avere sempre sott'occhio quanto viene emesso appunto dalle antenne di cui abbiamo parlato. Grazie. Grazie consigliere Marengo. Seconda interrogazione a firma dei consiglieri Tripodi e Panero, riguardante le scelte per la gestione del Teatro Politeama per la stagione 2015 e 2016. Prego uno dei due consiglieri, consigliere Tripodi. Grazie Presidente. Con la presente noi del gruppo Gradomani chiediamo al Sindaco e alla Giunta di sapere quali scelte vorrà adottare questa amministrazione per la gestione del Teatro Cittadino per la stagione 2015-2016. Se vi è stata l'individuazione di una figura o di figure ad hoc che si occuperanno del teatro e la ripartizione dettagliata delle previsioni di entrate e di spesa posta a bilancio riguardanti la gestione della prossima stagione teatrale. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Risponde l'assessore Bailo. In merito all'interrogazione dei consiglieri Tripodi e Panero si fa presente quanto segue. Per quanto attiene al primo quesito, la gestione del Teatro Cittadino per la stagione 15-16 sarà assolutamente identica a quella invalsa per la stagione 14-15 terminata qualche mese fa. Vale a dire che vi sarà per la prossima stagione teatrale, come per quella appena conclusa, l'amministrazione diretta da parte dell'ente comunale per quel che riguarda la gestione economica e la direzione artistica, mentre si procederà, come già avvenuto per la passata stagione, ad appaltare all'esterno i pochi servizi connessi, dalle pulizie alla gestione tecnica del palcoscenico. In sostanza, per il secondo anno procederemo con la gestione diretta comunale che è stata individuata come modalità gestionale ottimale dopo la decennale esperienza della Fondazione Teatro Politeama. Per quanto attiene al secondo quesito, vale a dire se vi è stata l'individuazione di una figura o più figure ad hoc che si occupino del teatro, l'amministrazione cittadina, in coerenza e attuazione con quanto sopra esposto, ha deciso di avvalersi del personale comunale in servizio presso l'ufficio turismo e manifestazioni, che nel primo anno di gestione diretta, cioè la stagione 14-15, ha dato ottima prova di sé anche nella direzione artistica. La creazione del cartellone è infatti frutto dell'operato congiunto dell'ufficio citato e del sottoscritto, che hanno fatto tesoro e sintesi dei consigli e dei suggerimenti che appassionati e frequentatori di teatro hanno voluto farci pervenire. Infine, per quanto attiene la richiesta di conoscere la ripartizione dettagliata delle previsioni di entrata e di spesa poste a bilancio riguardanti la gestione della prossima stagione, non è possibile assolvere in questo momento a tale richiesta per la semplice ragione che la prossima stagione teatrale è in corso di predisposizione e sarà pronta e presentata pubblicamente solo a settembre e comunque solo dopo adeguata illustrazione nella Commissione Comunale Cultura. Dunque sarà possibile avere l'elenco dettagliato del budget preventivo solo quando il cartellone sarà definito. Al momento, a bilancio 2015, risultano impegnati 30.000 euro per la porzione di stagione teatrale 15-16 che ricade nell'anno legale in questione.
Grazie Assessore, ancora una brevissima risposta da parte del Sindaco, poi do la parola ai consiglieri. Si tratta di una comunicazione a tutto il Consiglio e non, però essendo strettamente connessa con questa interrogazione credo sia corretto comunicare che esattamente 2 ore fa alla presenza del notaio Bergesio si è svolto l'ultimo consiglio di amministrazione della Fondazione, l'atto formale con il quale si è passati alla nomina del liquidatore nella persona, alla proposta di nomina del liquidatore nella persona del dottor Chianese. Questo atto del Consiglio di Amministrazione questa deliberazione andrà in Regione e auspichiamo che la Regione mantenga questa nostra indicazione, perché c'erano varie ragioni tra cui anche quella di carattere economico. Grazie signor Sindaco, prego il Consigliere Tripodi. Grazie Assessore. Grazie Sindaco per averci dato questa notizia. Questa nostra richiesta di informazioni è, diciamo, figlia di una mancanza negli scorsi anni di un'effettiva, chiara e trasparente attività di controllo dell'ex Fondazione Politeama, alla quale era affidato il compito di gestire le stagioni teatrali cittadine e tutto quello che riguardava il nostro teatro. La gestione completamente, diciamo, in house del nostro teatro cittadino non ci aveva visto già del tutto favorevoli all'epoca, durante anche le votazioni della messa in liquidazione della Fondazione Politeama, nella quale appunto il nostro gruppo si astenne a quella votazione dando determinate motivazioni. E riteniamo che, secondo il nostro gruppo, che sia opportuno che venga composto un organo, diciamo, a supporto degli uffici, appunto dell'ufficio turismo e manifestazioni, composto da un team di professionisti del settore teatrale scelti anche attraverso dei curricula, poi le modalità potrebbero essere condivise in sede anche di una commissione apposita, e magari che non siano soltanto professionisti del settore teatrale, magari che facciano parte della nostra comunità, che faccia appunto un po' da cornice, da supervisore e, perché no, anche da parte attiva sulla gestione, il controllo, il coordinamento, l'indirizzo, lo sviluppo e la promozione del nostro teatro. Assessore, lei mi dice che non può darmi indicazioni se non quello che sapevamo già, che a bilancio ci sono una certa cifra, c'è una certa cifra predisposta per la gestione del teatro. Io le ricordo semplicemente che lo scorso anno la presentazione venne fatta al Teatro Politeama l'8 di settembre. Il fatto che ancora ad oggi non ci sia, diciamo, un'idea del fatto di quello che potrebbe essere il cartello degli eventi e degli spettacoli che si andranno a fare al teatro mi fa rimanere un po' così. Comunque abbiamo voluto fare anche questa interrogazione per il semplice fatto che durante una vecchia nostra interrogazione, dove chiedevamo quali fossero la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Politeama, lei sindaco nel consiglio appunto comunale del 29, se non sbaglio, del 29 di settembre si era impegnata a condividere quali erano le scelte che l'amministrazione avrebbe intrapreso per tutto quello che riguardava una nuova gestione del teatro. E questo, siamo a ormai agosto, non è ancora avvenuta, e quindi chiedo in maniera così umilmente che venga presa in considerazione la nostra proposta. Comprendiamo il fatto che durante questa nostra, diciamo, perplessità veniva dal fatto che comunque nel momento in cui fosse stata posta in liquidazione la fondazione sarebbe anche venuta meno il direttore artistico, e siamo anche consapevoli del fatto che
il comune di Bra non ha o potrebbe non avere a livello economico le risorse necessarie per pagare qualcuno che esternamente svolga il compito che faceva appunto il compianto Manassero, diciamo appunto che però potremmo valutare, non che non esista già una commissione competente qual è la commissione cultura, ma fare in modo che ci sia un vero e proprio, diciamo, piccolo organo composto non soltanto da gruppi, diciamo, politico, da indirizzo politico, ma proprio per, diciamo, il proprio curriculum, a far parte appunto di questo team per fare da supporto a quello che sono la attività che sta svolgendo anche in maniera sufficientemente bene i servizi già e gli uffici appunto del turismo manifestazioni. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla terza e ultima interrogazione a firma di più consiglieri: Tripodi, Panero, Somalia, Elena, Marengo, riguardante la possibile apertura di un centro culturale islamico o moschea presso l'immobile sito in frazione Riva nei locali della ex pizzeria La Tettoia. Quindi prego uno dei consiglieri di illustrare l'interrogazione. Prego consigliere Tripodi. Grazie presidente. Semplice richiesta di informazioni. Siamo con i consiglieri appunto Sergio, Panero, Somaglia, Elena e Marco, abbiamo appunto voluto condividere questa interrogazione che è proprio una semplice richiesta di informazioni, visto e considerato che all'interno della frazione Riva, ma comunque in gran parte del territorio comunale, si vocifera sulla possibile apertura di un centro culturale islamico o moschea presso l'immobile sito in frazione Riva nei locali dell'ex pizzeria ristorante La Tettoia in prossimità della chiesa parrocchiale e delle scuole elementari, vogliamo chiedere all'amministrazione, al sindaco e alla giunta se alla data odierna siano pervenute richieste per ospitare nel territorio braidese e nello specifico nella frazione della Riva centri culturali islamici o moschee, se alla data odierna vi siano altre domande di ospitalità per luoghi di preghiera o di culto di altre religioni, se vi siano ad oggi luoghi nella nostra città concessi a persone di altri culti religiosi per poter espletare le loro funzioni religiose ed eventualmente quali siano. Grazie. Grazie consigliere, risponde il sindaco. Rispetto all'interrogazione molto articolata, ho queste comunicazioni da fare. Non sono giunte ad oggi all'amministrazione comunale richieste per ospitare nel nostro territorio luoghi di culto di alcuna natura in frazione Riva, così come in altre parti della città. Ricordo infatti che sulla scorta di quanto prevede il piano regolatore, i luoghi di culto possono essere ospitati unicamente in aree a servizi e al momento attuale non risulta protocollata alcuna richiesta di questo tipo. Rispetto a quanto segnalato dagli interroganti, risulta che un locale la cui destinazione d'uso non è a servizi, ma a commercio e somministrazione, sia stato effettivamente acquistato recentemente proprio in località Riva attraverso un'asta giudiziaria. Ovviamente esulerebbe dalle competenze dell'amministrazione effettuare indagini ispettive sulla natura e le intenzioni dell'acquirente, che saranno esaminate solo ed unicamente quando e se verrà avviato un processo, un procedimento di qualsiasi natura. Ma questo vale per questo caso come per tutti gli acquisti da aste giudiziarie che avvengono in città e per tutti gli acquisti che vengono fatti tra privati. Per completare la risposta ai quesiti posti nell'interrogazione, al momento risultano
quali unici luoghi di culto presenti sul nostro territorio per professioni diverse dalla religione cattolica, la chiesa di San Rocco, che ospita funzioni della comunità ortodossa, e il Tempio dei Testimoni di Geova di via Claudiano. Siamo a conoscenza inoltre dell'attività svolta da un'associazione di cultura araba in via Cuneo e di ipotesi di una presenza stabile da parte di cristiani evangelici. In nessuno dei casi sopracitati gli spazi concessi sono di proprietà comunale. Grazie, signor Sindaco. Prego, ricordo che uno solo può fare la presentazione e uno solo può fare la replica. No, basta e avanza. No, va bene, prego, prego. Prego, consigliere Somaglia. Ringrazio il Sindaco per la risposta precisa, i dati sono precisissimi. Però le notizie che sono circolate in città e soprattutto nella frazione di Riva, notizie che hanno un fondamento importante, parlano proprio di questo possibile insediamento di un circolo culturale ma sul quale non esprimo giudizi, perché non è assolutamente la sede e non è neanche il momento, in quanto la notizia è una notizia che circola nei bar e pur parlé. Certo che se così fosse, quello che più mi preoccupa è l'ubicazione, perché sono strutture particolarmente frequentate, soprattutto in alcuni momenti della settimana, e l'ubicazione di questo immobile certo non è così favorevole ad accogliere un numero importante di veicoli, problema che si è già verificato all'inizio dell'insediamento della pizzeria, quando lavorava in maniera particolare, e parecchi problemi di parcheggi e di intralcio alla viabilità sono stati arrecati in questa zona. Questo però lo vedremo, ecco, per il momento non ci rimane che mantenere alta l'attenzione sull'argomento e aspettare che le notizie, anziché da bar, diventino notizie reali, e al momento poi esprimeremo i nostri argomenti. Grazie. Grazie, consigliere Somaglia. Esauriti le interrogazioni, do ancora la parola al sindaco per una comunicazione che le è sfuggita nel momento precedente. Prego, signor. Come da indicazione, come da statuto, nel primo consiglio successivo, quando il sindaco dispone delle deleghe, se ne dà comunicazione nel primo consiglio comunale. È successo dall'ultimo consiglio a questo che la delega all'innovazione sia stata attribuita al consigliere Bergesio, con un riferimento e un lavoro insieme all'assessore Sara Cravero, che dal punto di vista della giunta governerà i capitoli relativi. Era mio dovere darne comunicazione al consiglio. Grazie, signor sindaco. Passiamo al punto 3. Approvazioni verbali della seduta precedente, dal numero 42 al numero 50 del 23 giugno 2015. Nel frattempo il Consiglio ha raggiunto la sua unanimità di presenti, è arrivato anche il consigliere Allasi, che saluto. Possiamo votare se non ci sono interventi. Dichiaro quindi notare o segnalare la presenza. Mancano due. Ah, è uscito Tripodi. Allora, possiamo votare.
Votazione chiusa, 15 favorevoli e un astenuto. Proposta numero 4, articolo 193 del decreto legislativo 267 del salvaguardia degli equilibri di bilancio del 2015. Sarà solo... Prego. Ah, sì. Prego l'assessore Fogliato. Sì. Proposta di delibera già presentata nell'ultima commissione finanze e tributi. Richiamo anche perché occorre giustamente una spiegazione, in quanto quest'anno abbiamo una novità, il titolo della delibera, che è salvaguardia degli equilibri di bilancio. Richiamo il titolo della delibera per questo motivo, perché da quest'anno è stata divisa quella che era una delibera che arrivava in Consiglio Comunale entro il 30 settembre, che portava il nome salvaguardia degli equilibri di bilancio e lo stato avanzamento dei programmi. Stato avanzamento dei programmi arriverà in Consiglio Comunale, però un po' più avanti, perché non è cambiato i termini per questo. Mentre per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, il legislatore ha messo la data limite del 31 luglio. Devo dire che gli equilibri di bilancio, questo come già detto anche in Commissione, sono costantemente monitorati. Logicamente che è dovere dei responsabili della ripartizione finanziaria di monitorare tutti i giorni questo e di riferire alla Giunta, indipendentemente dai termini stabiliti dal legislatore, se i conti non fossero in equilibrio. Il legislatore però ha previsto, e correttamente, il fatto che almeno una volta all'anno arrivi in Consiglio Comunale, dopo che lo stesso Consiglio Comunale è stato investito, e noi l'abbiamo vissuto a inizio di marzo, la discussione e poi l'approvazione del bilancio previsionale, in questo caso 2015, dicevo almeno che una volta all'anno arrivi in Consiglio Comunale un documento ufficiale che attesti se i nostri conti sono in equilibrio, non solo allo stato attuale, ma anche in previsione, cioè proiettati al 31/12 di quest'anno, in quanto se così non fossero sarebbe obbligo del Comune proporre al Consiglio Comunale azioni per riportare in equilibrio i conti. Nel nostro caso, in base ai dati che ci vengono forniti della ripartizione finanziaria, torno a dire costantemente monitorati, i nostri conti sia attuali che proiettati al 31/12 sono in equilibrio, pertanto non necessita nessun intervento. Chiudo facendo una riflessione a titolo personale, che però parte proprio dal fatto che vi è l'anticipo di 2 mesi di questo tempo. Riflessione che porta al fatto di dire, per carità, c'è una normativa, noi come ente locale dobbiamo rispettarla e a questa normativa ci adeguiamo. Forse il legislatore dovrebbe anche mettere in grado i comuni di far sì che il rispetto abbia anche delle modalità di coerenza, cioè vale a dire molti, ci sono dei comuni che non hanno ancora approvato il bilancio previsionale e sono chiamati, cioè poi avranno nel loro caso avvengono ancora delle procedure diverse, però in teoria varrebbe anche per loro il discorso degli equilibri di bilancio. Per la maggior parte dei casi i bilanci previsionali, è valso anche per il nostro caso, non si sono potuti approvare entro il 31/12 per mancanza di alcuni elementi certi per predisporre bene e correttamente un bilancio. Vi sono poi delle norme, soprattutto per quanto riguarda
il patto di stabilità e per quanto riguarda il nostro comune, ma come la maggior parte dei comuni che non erano in sperimentazione, pertanto sono partiti con le nuove regole contabili, dove fra le altre cose, al di là dell'aspetto del riaccertamento dei residui di cui siamo stati chiamati in sede di consuntivo di bilancio, perciò a fine aprile, ma dove stabiliscono in modo particolare sul discorso investimenti, che si può procedere avendo la certezza dell'incasso, cioè avendo incassato la relativa somma che serve per finanziare. Voi capite che queste due norme, in modo particolare, oltre altri aspetti di a questo periodo, pur avendo mandato avanti diversi bandi, alcuni ha citato bene il sindaco in apertura, dove abbiamo già avuto l'esito, altri sono ancora in corso, perciò non abbiamo ancora esito e tutto, ma al di là di questi aspetti, già da sole queste due regole, la certezza dell'introito, oltre che le famigerate regole del patto di stabilità, rendono assai difficoltoso in questo periodo una proiezione al 31-12, una percentuale elevata di proiezione al 31-12 per quanto riguarda la spesa in conto capitale. Grazie Assessore. Situazione in equilibrio. Più che il bilancio poté il calore, potremmo dire, parafrasando Dante. Se non ci sono interventi, io metterei direttamente in votazione la delibera. Prego. Allora, se non ci sono interventi, mettiamo in votazione, segnaliamo la presenza. Cornaglia è uscito e Amaju è uscito. Allora, se sono lì nell'ingresso si possono... No, è chiuso, quindi non sono... Quindi se tutti abbiamo segnalato la presenza... Sono tre assenti, risultano. Abituati a interventi fiume sul bilancio, sono stati spiazzati dal silenzio generale. Ancora 17 su 17, di buon auspicio, possiamo votare. Prego. Abbiamo iniziato a dare la conferma della presenza. Io ho chiesto e ho aspettato un numero di secondi adeguatamente sufficiente, quindi tutti avevano avuto... No. Allora, tutti avevano avuto la possibilità di esprimersi. Io ho anche cercato di fare delle battute per allungare un po' il tempo di attesa, ma se nessuno chiede l'intervento non possiamo star qua fino a domani mattina. Cioè... Allora, facciamo ammenda e accogliamo tutte le proposte utili per... Allora, mi pare che... Quanto, a che punto siamo? L'abbiamo fatto anche noi. Ne manca ancora visto, c'è ancora tempo? Allora, mi pare che sia... Panero ha votato?
Hanno votato tutti. Bene, risultato finale, 11 favorevoli, 5 contrari e un astenuto. Mi pare che su questa delibera, anzi non mi pare, è così, c'è anche l'immediata eseguibilità. Speriamo che questi, ci siamo tutti, benissimo. Segnaliamo la nostra presenza. Siamo tutti, si può votare. Allora, se il consigliere si è sbagliato, cosa si può fare a questo punto? Si dichiarerà a verbale la propria proposta di voto. Dichiarerà poi, finita la... Mi pare che la votazione sia chiusa, 11 favorevoli e 6 contrari. Si ritiene il consigliere Isu può dichiarare il proprio... Ah, è sistemato, perfetto. 11 favorevoli e 6 contrari. Quinta proposta di delibera, servizio trasporto pubblico a conurbazione di Bra. Adesione all'Agenzia della Mobilità Piemontese, approvazione statuto e bozza di convenzione relativa alla formazione del bacino unico provinciale. La parola al consigliere delegato Pietro Ferrero. Prego, consigliere. Signor Presidente, signor Sindaco. Con questa proposta di deliberazione il Consiglio è chiamato a discutere e compiere scelte importanti riguardanti il servizio del trasporto pubblico locale settore gomma, che d'ora in poi per semplicità indicherò come TPL. Questa deliberazione riguarda l'adesione alla nuova Agenzia della Mobilità Piemontese, l'approvazione dello statuto dell'Agenzia, statuto già approvato dalla Regione, statuto alla cui elaborazione abbiamo partecipato e contribuito attivamente, e qui ringrazio pubblicamente per il lavoro svolto il dottor Tibaldi della ripartizione competente. E terzo punto, il passaggio del contratto di servizio del trasporto pubblico con urbazione all'Agenzia. Questi adempimenti, seppure con una convenzione ancora in bozza, che potrà avere anche qualche limatura ma non sostanziale, questi adempimenti appunto avranno importanti ricadute sul nostro servizio di conurbazione, a partire dall'aspetto economico per le previsioni che dal provvedimento si attendono. Poi dall'aspetto organizzativo, a seguito della riorganizzazione che ne potrà e forse dovrà derivare in fatto di percorsi, orari, frequenze, fermate e quant'altro. Proprio per tutte queste implicazioni che ho premesso, ritengo utile nell'illustrare la proposta di deliberazione non limitarmi ad analizzare e commentare la convenzione, che è appunto l'atto finale di un lungo percorso che ha come obiettivo una quasi rivoluzione nella gestione del trasporto pubblico locale. Ma descrivere con un breve excursus come e perché qui siamo arrivati, fornendo ai colleghi maggiori elementi di valutazione. E chiedo scusa per la ripetitività a chi si è già assorbito questa spiegazione l'altra sera in Commissione Servizi Appaltati. Entro nel merito, in quanto la storia del TPL è lunga almeno 15 anni, durante i quali si è molto legiferato a tutti i livelli. Oggi siamo ad una spartiacque tra questi due periodi, appunto di questi 15 anni. Il primo periodo con inizio nel 2000, quando lo Stato delega le regioni a gestire il TPL ed istituire le conurbazioni. Le regioni delegano a loro volta le province e i comuni con oltre 30.000 abitanti
e quelli tra di loro conurbati. Le regioni derogano a loro volta le province e i comuni con oltre 30.000 abitanti appunto ad istituire queste conurbazioni. Vengono istituiti e fissati in accordo con gli enti soggetti di delega i cosiddetti servizi minimi, che sostanzialmente sono quelli dedicati a studenti e lavoratori, che per legge avrebbero dovuto essere in capo alla regione, ma che nel nostro caso non lo sono stati. E lascia a carico dell'ente locale solo eventuali servizi aggiuntivi, facoltativi o agevolati. Una buona legge questa, che è stata in vigore dal 2000, complessivamente, personalmente direi di sì. Ha permesso ai territori di poter intervenire nella programmazione dei servizi che prima non avevano, tant'è che nel nostro comune è stato avviato un servizio urbano conurbato con Cherasco, Sanfrepo, Capaglia. Questo avvenne nel 1999, 6 mesi prima dell'approvazione della legge. Ma l'applicazione della legge è risultato nel territorio piemontese alquanto scoordinata, in quanto, ed questa è la lacuna maggiore, i servizi non erano e non sono omogenei in quanto a qualità e costo su tutto il territorio piemontese. Ci sono zone con eccessi di servizi, altri quasi prive, ci sono sovrapposizioni di servizi tra urbani, suburbani e ferroviari, sovente scoordinati negli orari e con costi crescenti a fronte di risorse dedicate in calo. Adesso veniamo al secondo periodo, che direi che comincia dal 2010 in poi. Nel 2010 era già arrivata la crisi e conseguentemente sono arrivate le strette nei trasferimenti dello Stato. Le regioni non hanno retto a questi tagli e quindi giù a catena con tagli sui comuni. Primo intervento sulla nostra conurbazione nel 2012 con un taglio lineare del 15%, al quale si è fatto fronte con una revisione della quantità di servizio, tagliando i servizi domenicali, tagliando i servizi del mese di agosto per un totale di circa 90.000 chilometri. Il secondo intervento con il piano triennale 2013-2015, che per la nostra conurbazione ha comportato un taglio del 25% nel 2014 di sovvenzione, del 25% nel 2014, di oltre il 25% nel 2015, un taglio di trasferimento alla conurbazione di oltre il 50%. Ovviamente non hanno tagliato solo la conurbazione di Brano, tagliato tutti, e tutti hanno vivacemente protestato, quasi tutti hanno fatto il ricorso al TAR. Noi lo abbiamo fatto come ricorso straordinario al Capo dello Stato, intanto però abbiamo continuato a contribuire per i servizi minimi che erano di competenza esclusiva della Regione. Che fare di fronte a una simile situazione che si era fatta molto difficile? La Regione ha compiuto alcuni passi importanti, consapevole che con il sistema dei tagli lineari non si va da nessuna parte, anzi nella fattispecie si va davanti al TAR e si perde, perché la Regione sa che i servizi minimi fanno capo loro. Secondo, la Regione è consapevole che il sistema così non può reggere, bisogna eliminare tutte le negatività che abbiamo prima citato, e questo in questo sollecitato vivamente dalle prese di posizione dei sindaci delle sette sorelle. Terzo ancora, è consapevole che queste negatività non le risolveranno sicuro da soli gli enti delegati interessati, nel senso che chi sta bene con i servizi vuole continuare a tenerseli e chi sta male continua a lamentarsi ma non ha armi valide per poter modificare la situazione. La Regione si rende conto che bisogna fare assolutamente due cose. Primo, chiudere tutte le controversie transando sui ricorsi. Affidare ad un ente terzo i compiti di studiare un progetto che
centralizzando le linee guida dello svolgimento dei servizi, riorganizzandoli, eliminando le sovrapposizioni, centralizzando i contratti, omogeneizzando le quantità di servizi sul Piemonte e omogeneizzando ancora di più i costi standard, portasse a risparmi che consentissero di sopportare i costi, mantenere i servizi, migliorarli e forse anche aumentarli. Queste idee sono state da noi sono state discusse molto a lungo e condivise con tutti i rappresentanti degli enti soggetti di delega. Una discussione che è durata praticamente 2 anni sotto 2 amministrazioni regionali diverse. Questo è un chiaro esempio di cosa voglia dire la continuità amministrativa. E finalmente nel gennaio 2015 una nuova legge regionale sul trasporto pubblico locale e la costituzione di un'agenzia per la mobilità piemontese, l'approvazione dello statuto dell'agenzia con compiti e organizzazione ben precise. Questi compiti di questa agenzia provvederà a gestire in proprio e su delega delle province le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL all'interno dei bacini territoriali e a stipulare i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari. Prima lo faceva la provincia, previa convenzione con gli enti soggetti di delega, prima ancora li faceva direttamente il Comune. Provvederà dal 2016, provvederà a gestire direttamente i pagamenti alle ditte titolari dei contratti. Ci tolgono con questo un grosso lavoro. Una soluzione concordata poi con l'assessorato ai trasporti, si è concordata una soluzione tampone per il 2015 affinché non si avverino quel taglio così pesante che in particolare era stato fatto per la nostra conurbazione. E sempre dal 2016 non contribuiremo più per il pagamento dei servizi minimi con notevole sgravio di spesa. Punti importanti, direi, di questa bozza di convenzione, punti cardine: primo, quello di liberarci della gestione dei contratti, di sollevarci del contributo aggiuntivo. Questi sono i 2 aspetti, direi, quasi più importanti. Però nello stesso tempo il mantenimento della facoltà di intervenire con il bacino su tutte le questioni riguardanti il servizio. Quindi non è che passando il servizio, il contratto all'agenzia, non ci possa più mettere becco sull'organizzazione di questo servizio. Nella convenzione c'è chiaramente scritto questa nostra facoltà. E con questa, come ho detto prima, ci mettiamo una bella toppa per il 2015. Poi ancora, con questa bozza è prevista la partecipazione all'assemblea del consorzio, quindi anche quella sarà una sede nella quale poter dire la nostra ed eventuale contribuire ad apportare anche correzioni. Io la lascerei lì e se poi ci sono domande alla quale posso ancora dare qualche contributo, volentieri. Grazie. Grazie al consigliere Ferrero. Ricordo per ulteriore chiarezza che questa mattina dovrebbe essere arrivato a tutti i consiglieri il testo definitivo con l'integrazione e l'aggiunta di un punto nel deliberato di pagina 3 e per ulteriore chiarezza lo cito, che diventa appunto il punto 4 della proposta di delibera. Testualmente, di delegare alla Giunta Comunale all'approvazione del testo definitivo della convenzione con gli enti soggetti di delega del bacino unico della provincia di Cuneo e l'Agenzia della Mobilità Piemontese. Questo è, mi risulta che di questo si sia parlato in Commissione Servizi Appaltati e è stato inserito già nel testo della delibera. Questo per precisione da parte mia. Quindi grazie al consigliere Ferrero anche per la meticolosità, la pazienza e la tenacia con cui ha seguito questa pratica da ormai 2 anni e quindi adesso si apre il dibattito.
Non risultano interventi. Ah sì, consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto, come Presidente della Commissione Servizi Appaltati, in maniera molto chiara, chiedere scusa scusarmi con il Consiglio per il fatto che questa bozza di convenzione e tutte le documentazioni che ci troviamo oggi in questa seduta di Consiglio Comunale sono state purtroppo sono state esaminate solo in una commissione servizi appaltati. Diciamo argomento che invece forse sarebbe valsa la pena andare un pochettino più a fondo, e quindi questo volevo dire come Presidente della Commissione, non per discolparmi, ma comunque subito nel momento in cui ho avuto richiesta da parte di alcuni consiglieri di convocare la Commissione per discutere e dibattere di questo tema, mi sono fatto subito parte attiva per convocarla, ma per questioni di impegni istituzionali da parte del consigliere delegato Pietro Ferrero e del dottor Tibaldi, che erano appunto alla riunione in regione dove trattavano su questa questione. Io l'avevo convocata appunto, mi sembra, il 20 di luglio, abbiamo dovuto in fretta e furia convocarla per il 27. Ringrazio comunque il delegato consigliere Ferrero perché sia in commissione sia quest'oggi ha saputo fare, diciamo, una cronistoria comprensibile e che ha aiutato comunque anche durante la commissione a capire alcuni passaggi che per tanti magari non erano noti, e anche comunque il grande contributo anche del dottor Tibaldi, che insieme hanno cercato in quel poco tempo di centrare immediatamente l'argomento e rendere il più possibile comprensibile di che cosa si stava parlando. Allora, entrando nel merito, ad oggi diciamo che in questa proposta di deliberazione andremo ad adottare un provvedimento nel quale adotteremo lo statuto regionale e anche una bozza di convenzione. In poche parole, ci sarà una realtà terza, che è quella dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese, che gestirà tutto quello che riguarderà il trasporto pubblico locale, quello che riguarderà le ferrovie, quello che riguarderà il trasporto su gomma, qualsiasi cosa che conosciamo di quello che è riguardante il trasporto pubblico locale. La posizione della nostra conurbazione, del TPL del nostro territorio, nello specifico quello di Bra, ha sempre subito comunque, diciamo, uno svantaggio competitivo rispetto agli altri, per il semplice fatto che altre realtà avevano comunque dei trasferimenti da parte regionali ben più alti rispetto a quelli che invece venivano dati al nostro comune e alla nostra conurbazione. Fatto sta che anche la nostra realtà è capitato che spesso e volentieri, e lo fa anche verità il fatto che c'è stato anche un ricorso al Presidente della Repubblica, di contribuire su quelli che sono i servizi minimi essenziali. Questa agenzia si pone degli obiettivi al 100% condivisibili dal nostro gruppo, ma diciamo anche comunque che
riteniamo di avere delle perplessità sui mezzi, proprio in maniera concreta, che questa agenzia avrà a disposizione per svolgere in maniera efficiente ed efficace la propria azione, e anche una perplessità nel senso quanto il nostro territorio, quanto il nostro comune, il nostro comune di Bra, in futuro riuscirà veramente a incidere sulle scelte che andrà ad adottare l'agenzia, che rimarrà, tra virgolette, attore centralizzato che gestirà il tutto. Quindi, seppur riteniamo positivi tutti quanti quelli che sono gli obiettivi che sono scritti all'interno di quello statuto, possiamo anche dire che crediamo che tutto questo meccanismo in un futuro, secondo noi, ci vorrà del tempo prima di arrivare ad una soluzione diciamo ottimale, perché vediamo che tutta quella che riguarderà poi il trasporto pubblico locale sia abbastanza, anche i procedimenti di scelta, di condivisione delle scelte eccetera eccetera, siano un po' complessi e artificiosi. Tornando un attimo soprattutto a noi, quando dico sarà difficile, vediamo, cioè siamo perplessi sul fatto di dire come riusciremo a far sì che il nostro territorio venga ascoltato, magari più di quanto era stato ascoltato nel passato, e i risultati infatti nel passato non è che ce n'erano stati molti, se non tutti quanti per conto delle proprie spalle del nostro comune e stop. Quindi questa era una perplessità generale. Ritengo che il fatto di come capogruppo di Padomani, il fatto di andare oggi a votare una bozza di convenzione dove il quarto punto ad esempio del deliberato poi conclusivo venga inviato il giorno prima o comunque nella stessa giornata del Consiglio Comunale, va bene che se ne era parlato anche in Commissione eccetera, dove questo Consiglio diciamo lascia completamente carta bianca alla Giunta sulla firma poi conclusiva di questa convenzione con la Giunta regionale e con l'agenzia appunto del trasporto pubblico piemontese, diciamo che come ho ribadito prima, positivi per quanto riguarda, condivisibili gli obiettivi e tutto quello che è questa scelta da parte regionale e condivisione anche se con alcune perplessità della metodologia, però oggi il nostro voto, faccio già l'espressione di voto per non prendere di nuovo la parola successivamente, sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Tripodi. Prego consigliere Somaglia. Grazie presidente. Intanto parto con ringraziare il consigliere delegato Ferrero per l'esposizione puntuale e la cronistoria degli eventi che ci hanno portato questa sera a discutere questa deliberazione. Un appunto è quello che sottolineava prima il consigliere Tripodi, probabilmente soprattutto in commissione per renderci in maniera più approfondita i dotti su questo argomento, forse era opportuno non arrivare al lunedì antecedente al Consiglio, ma magari vederci qualche volta in precedenza. Ma è già stato sottolineato e speriamo di aver recuperato le nozioni in questi giorni. Ecco, per quanto riguarda la delibera, la storia è stata ben citata dal consigliere Ferrero, però il votare questa delibera
ci pone alcuni dubbi, alcune incertezze. L'incertezza principale è quella, il dubbio è quella di riportare delle competenze che oggi erano sul territorio a livello centrale. Fermo restando che sempre siamo stati d'accordo sull'approvare delle delibere che potessero portare dei vantaggi alla nostra collettività. Oggi, dalla stesura che abbiamo in questi giorni letto e approfondito, certezza ce n'è una, che il passaggio della gestione, il passaggio dell'organizzazione, seppur il consigliere Ferrero ha cercato di tranquillizzarci un po' dicendo che gli enti locali manterranno comunque un controllo stretto su quello che potrà essere, mi pare di aver capito, dal 2016 in avanti una riorganizzazione che noi prenderemo di buon grado, se è una riorganizzazione che va a portare un po' di equilibrio nei disequilibri, scusatemi il gioco di parole, che fino ad oggi sulla partita del trasporto pubblico ci sono stati, perché il nostro territorio, come per altre cose, è comunque rispetto ad altri territori di questa regione, è stato negli anni penalizzato. Pur partendo per tempo, pur partendo con dei progetti che sono stati acquisiti di buon grado anche dalla regione, ce lo ricordava forse il sindaco l'altra sera in riunione di commissione servizi appaltati. E allora questo è uno dei dubbi che ci rimangono. Ma quello che più ci preme sottolineare è il fatto che veramente da questa riorganizzazione si traggano dei benefici. Allora, i benefici, ahimè, li vedremo solo con il proseguo dell'attività. Quindi oggi non ci sentiamo di dare una delega in bianco su questo argomento. Come non ci sentiamo di dare una delega in bianco sull'andare ad approvare in questa fase una bozza che potrebbe essere soggetta ad alcune, seppur minime e non sostanziali, variazioni, come ci diceva il consigliere Ferrero. Allora, ciò detto, e disponibili ovviamente a ricrederci nel futuro se i dubbi e le perplessità che poc'anzi ho esposto, il nostro voto, il voto del gruppo di Forza Italia di Somalia Berbera, sarà un voto di astensione. Grazie. Grazie consigliere Somalia. Consigliere Bergesio, prego. Grazie. Allora, parto con un ringraziamento, ed è il fatto, ed è doveroso, perché essere oggi qui a poter analizzare e votare, e annuncio subito che il nostro voto sarà pienamente favorevole a questa delibera, non è frutto del caso, è frutto di un lavoro certosino, puntuale, continuo, con una visione sempre chiara di qual è l'obiettivo di alcune persone, e una di queste è il consigliere Pietro Ferrero, che io mi sento di ringraziare veramente in maniera totale per uno sforzo che ha prodotto, secondo me, un risultato di ottimo livello, perché riuscire a organizzare un sistema così complesso come quello dei trasporti, non avendo l'orizzonte del nostro piccolo vicinato, ma avendo l'orizzonte di organizzarlo a favore dei cittadini, a favore di chi utilizza il trasporto pubblico locale, e quindi con un'ottica più complessiva, è a mio avviso una proposta che ci permetterà nei prossimi anni, e non prossimi anni troppo futuri, ma nei prossimi anni adiacenti, di avere effettivamente un nuovo rinnovato trasporto pubblico locale e a mio avviso
più efficiente di quello attuale. Quindi ripeto e ribadisco, il nostro voto sarà pienamente favorevole a questa delibera. Grazie consigliere. Prendo atto che il consigliere Ferrero finora è stato ringraziato con trasporto, scusate la battuta. Ha chiesto la parola il consigliere Allasia, prego. Grazie presidente, buonasera innanzitutto, buonasera a tutti. Direi che questo passaggio ad un'organizzazione prima di bacino regionale è un passaggio sicuramente positivo. Direi per fortuna la regione ci ha pensato. E con tutta la stima che ho per il consigliere Ferrero, anche se spessissimo abbiamo idee diverse, ma insomma mi piace lo stile con cui dibatte, e anche piuttosto animatamente quando ci ritroviamo su posizioni opposte, devo dire che adesso il merito di questo passaggio non può essere suo come di altri enti locali, ma è ovviamente merito della regione. Ora, si è detto anche che grazie al lavoro svolto in questi due anni siamo qui ad analizzare questo fatto, questo passaggio di sistema, questo cambio di sistema, e beh, mi dispiace perché effettivamente, come lamentavano altri miei colleghi, facciamo fatica ad analizzare. Diciamo che siamo informati di un passaggio e in questo momento dobbiamo ratificare praticamente un atto formale, perché non penso che abbiamo molte alternative. Un atto formale che avrà sicuramente dei grossi vantaggi, a mio avviso. Li ha esposti in commissione servizi appaltati il consigliere Ferrero e li ha accennati anche stasera. Perché effettivamente c'è un problema di omogeneità di trasporti nel territorio e nei territori, sia in termini di contribuzione sia in termini di organizzazione, problemi di sovrapposizione dei trasporti gomma su gomma, problemi di sovrapposizione di trasporto gomma su trasporto ferrato, problemi di mancanza di coordinamento tra trasporto su ferrato e trasporto su gomma. L'esempio dei nuovi centro e lampante, insomma, si sono spesi molti soldi a vanvera. Per cui questa può essere un'occasione per tutti gli enti locali, ma direi anche per il nostro, di una vera riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Noi abbiamo avanzato in occasione di un altro passaggio che era relativo al PAES alcune idee grezze, per carità, di principio, ma pensiamo che il trasporto locale braidese necessiti di una totale riorganizzazione e rivisitazione, sia dal punto di vista delle linee sia dal punto di vista dei mezzi. È chiaro che, almeno a mio avviso, questo passaggio, con tutte le difficoltà del caso, cioè nel dover affrontare non un controllo diretto ma una serie di almeno due passaggi indiretti, prima nell'ambito del bacino e poi dal bacino all'ambito regionale, sia un'occasione in sostanza di riorganizzazione e di ottimizzazione in efficienza del nostro trasporto pubblico locale. Anch'io esprimo la perplessità sulla delega alla Giunta. Giustamente da due anni c'è questa discussione in sede regionale. Noi lo abbiamo appreso lunedì scorso e sarebbe stato più auspicabile, visto che è il Consiglio che deve deliberare, che almeno alcuni passaggi fatti fossero illustrati, discussi e sì, analizzati in sede di Commissione. Grazie. Grazie al consigliere Allasia. Consigliere Ferrero, prego. Soltanto due o tre forse risposte, sollecitazioni che sono venute. Parto dall'ultima. E
forse esagero un po' di presunzione, ma oserei dire che se queste modifiche a questa bozza di convenzione fossero di importanza diversa da quelle che abbiamo detto essere marginali, io credo che la Giunta porterà di nuovo questa questione in consiglio e non userà la delega che gli è stata prevista dalla convenzione. Se il sindaco vuole poi confermare questa mia posizione, le sarei grato. Seconda questione, che un po' hanno toccato tutti, il dubbio che non si possa poi incidere in quella sede. Ecco, intanto è scritto nella delibera che gli enti soggetti di delega, quali siamo noi, avremo tutte le facoltà di intervenire nel concreto sul servizio locale di competenza, in quanto a orari, in quanto a disfunzioni, è previsto. Quindi è previsto che noi si possa in quella sede portare avanti queste istanze. E poi ancora, come faremo a portarla avanti? Ecco, appunto, intanto avendone voce per iscritto, non è che andremo a bussare, è scritto che possiamo fare queste cose, quindi è un nostro diritto farlo, sta a noi farlo concretamente, poi non solo dirlo ma farlo, direi poi, e farlo anticipando addirittura le proposte che l'agenzia potrebbe fare, perché noi il territorio, la nostra conurbazione la conosciamo, dico probabilmente, ma posso dire certamente, meglio di loro, e quindi sta a noi. E concordo con il consigliere Alasia quando dice che il nostro servizio di conurbazione abbia bisogno e necessità di essere, vado oltre quanto lui ha detto, rivoltato come un calzino, perché così non va. Non può continuare, non possiamo continuare tutti assieme a vedere pullman con zero o una, due persone sopra, con i costi che questo ha, dovuto in gran parte alla disorganizzazione degli orari di servizio. Ecco, noi assieme tutti, forse lo faremo in opportune commissioni o commissioni allargate, mettiamoci pure le mani dentro decisamente, perché io sono straconvinto che se questa situazione dovesse continuare con queste quantità di viaggiatori, sicuramente arriveranno le forbici, ma di brutto, e con rischio anche di perdere questo servizio. E perché no, nel rivedere queste cose, anche allargandola e di molto questa conurbazione, perché ci sono comuni a noi vicini che da tempo sollecitano questo allargamento. Faccio esempi proprio vicini di Santa Vittoria, sono 10 anni almeno che chiede questo, Somariva a 2 chilometri da San Fré, Cervere a 1,5 chilometri da Bricco. Ecco, se tutte queste cittadine entrassero in questo giro, sicuramente il complessivo degli utenti aumenterebbe, e quelle percentuali previste del almeno 35% di incasso da ricavo di biglietti si possa anche raggiungere, superare, che è una delle condizioni per mantenere e migliorare questi servizi. Quindi sono d'accordo con tutti quelli che dicono mettiamoci le mani, mettiamoceli a fondo e facciamo tutto quello che è necessario per non perdere questo patrimonio che abbiamo. Grazie consigliere Ferrero, al quale chiedo solo di spegnere il microfono. Grazie. Parola al sindaco. Non vi è dubbio che in una fase di discussione in cui le situazioni dei passaggi da una miriade di gestioni ad un'unica gestione regionale sono di rara complessità.
Abbiamo dalla nostra però un grande elemento importante che a governare questo passaggio è stato incaricato l'Agenzia del Trasporto Regionale, che altro non è se non l'agenzia che ha messo in piedi il servizio ferroviario metropolitano, quello sul quale nessuno scommetteva un euro 6 o 7 anni fa, nessuno scommetteva un euro. Si tratta di un'agenzia formata da persone competenti, da tecnici capaci, a cui mi auguro possano affiancarsi persone che provengono dai territori e che possano portare le istanze dei territori all'interno dell'organizzazione di questa agenzia, ma certamente l'elemento di referenza da cui partiamo è un elemento molto importante. Non vi è dubbio che se ci trovassimo con dei cambiamenti sostanziali, tali per i quali il segretario, che è il garante anche della legittimità delle delibere, fosse tale comportare un passaggio nuovamente in Consiglio Comunale, non vi è dubbio che questo faremo. Il fatto di aver inserito questo elemento è soltanto perché potrebbe succedere che vi siano alcune modifiche rispetto alle quali noi dobbiamo essere pronti a poter intervenire con una deliberazione che ci permetta dal 1° di settembre di poter avviare questo tipo di esperimento che sul quale occorre, credo, da una parte buttare l'impegno, dall'altra sapere gli elementi di contraddittorietà che ci sono in un panorama complesso come quello del trasporto regionale, ma anche che in questo periodo certamente è stato fondamentale il lavoro regionale prodotto, ma è stato fondamentale il lavoro di supporto che in particolare dalla provincia di Cuneo è arrivato dai tecnici e dalla politica. Io credo che di questa cosa dobbiamo essere, anche quando succedono queste cose, dobbiamo anche essere sufficientemente orgogliosi. Grazie al signor Sindaco. Consigliere Lasia, prego. Grazie Presidente. Devo dire che le parole che dicevo prima sul consigliere Ferrero sono state subito confermate, perché ha fatto un intervento che ho condiviso dalla prima all'ultima parola, e penso e raccolgo quello che non avevo osato fare io, cioè la proposta di discutere nelle commissioni competenti o nelle commissioni allargate, come stiamo facendo per altri ambiti, su un piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Su questo c'è la nostra piena disponibilità, anzi il nostro desiderio di far partire questo lavoro. Detto questo, la mia dichiarazione di voto a riguardo di questa proposta rimane negativa per gli elementi che dicevo prima, anche se ritengo che il passaggio sia non solo doveroso ma positivo, un passaggio obbligato. Grazie. Grazie a lei. Mi pare che
le dichiarazioni di voto siano state espresse, quindi se non ci sono più interventi io porrei in votazione la delibera. Segnaliamo la presenza. Presenza unanime, si può votare. Votazione chiusa, 11 favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti. Bene, abbiamo chiuso il Consiglio Comunale. Per chi andrà in vacanza, buone vacanze, per chi starà in città, buona permanenza, e ci sentiremo, penso, nelle prossime settimane, compatibilmente con la pausa di agosto. Grazie a tutti, buonasera.